Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, si vlogga perché sto facendo questo vlog? Sì, perché dopo il lavoro non c'è un cavolo da fare, quindi non voglio fare un video tanto particolare, anche perché alcuni di voi mi avevano chiesto: ma come te la stai passando questa quarantena? E beh sì, in questo vlog ve la voglio mostrare, voglio mostrarvi come mi sto passando la quarantena. Però di certo la tecnologia non mi manca, ma ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, miei carissimi amici di Mitico Snake, la prima cosa che ho fatto quando sono ritornato da Brescia, perché ero in trasferta a Brescia per questa settimana, neanche prima di questo video, che ho fatto? Sono andato in ufficio e sono andato a ritirare una cosa che volevo attivare già da tempo, ovvero la carta YAP. Mi è arrivata in settimana, solo che non ho avuto la possibilità di attivarla, infatti eccola qui. Subito aperta, l'ho attivata e adesso sono curioso di provare anche la carta fisica. Allora, non sto facendo pubblicità, ma proprio perché ve ne parlerò in un futuro video. Quindi cosa ho fatto? Ho attivato la carta, però di default, beh, ci sta una funzionalità che io utilizzo molto, veramente, i pagamenti via NFC, via contactless, che sono disattivati da questa carta, forse per una questione di sicurezza da parte di app, e per questa la stimo, che per attivarla basta fare un primo pagamento con carta fisica. E devo dire che l'applicazione, beh, io solo a utilizzarla mi ci sto trovando veramente bene, perché offre molti temi, molte skin, e per questo io mi ci trovo veramente molto molto bene. Allora, devo censurare un attimino, ecco qua. Allora, io sto utilizzando l'applicazione, quindi devo dire che mi sto trovando veramente bene, ve la faccio vedere. Ok, vabbè, al di là del credito che lo ricarico di tanto in tanto, però devo dire mi sto trovando veramente bene. Poi arriverà un video dedicato, ma al di là di questo, voi volete sapere altro? Beh, io vi volevo dire come trascorro le mie giornate da quarantena. Allora, miei carissimi amici di Mitico Snake, se non ci fosse lui, ovvero il Google Chromecast, io veramente sarei perso. Perché? Perché avendo il Google Chromecast, tenendolo collegato al mio hotspot mobile, posso vedere tutti i film che voglio su Netflix, Amazon Prime Video, vedere tutti i video da YouTube e quant'altro. Quindi, a proposito di questo, se volete una videoguida su come collegare dispositivi come Google Chromecast al vostro hotspot Wi-Fi, nella descrizione vi lascio il link per poterlo vedere e per poter attuare questa guida. Allora, io, beh, la prima fase la passo così, quindi mi metto qua, modalità divano, e mi piazzo lì con il mio Google Chromecast. Un'altra delle cose che faccio durante la quarantena, e sì, miei carissimi amici di Mitico Snake, è giocare. Ok, allora, il mio smartphone che mi fa da console, perché avendo l'applicazione e PSX, come potete vedere, il mio smartphone è riflesso direttamente sulla TV, quindi l'ho sdoppiato sulla TV attraverso il Google Chromecast. Quindi dopo aver fatto questo, lo faccio lì, lo utilizzo come console e prendo lui, il mio joystick che mi permette di giocare, avvio il Bluetooth e lui automaticamente mi va a collegare lo smartphone e, miei carissimi, guardate un po', posso giocare a tutti i miei giochi preferiti. Ne ho scaricati un pochino e devo dire che in questi giorni di quarantena si fanno veramente sentire, e devo dire che mi fa molto molto piacere questa cosa qui. Ho scaricato, vabbè, sicuramente qualcuno riconoscerà la schermata, ma sono dei giochi PSX. Ma durante le mie giornate di quarantena, beh, non è solo questo. Allora, l'altra cosa che faccio durante le mie giornate da quarantena è faccio un buon allenamento ai cubi di Rubik. Vabbè, devo anche dirvi che purtroppo hanno abolito la gara che ci stava qui al Politecnico di Milano, quindi il Polimi Spring è stata abolita per via della normativa che è stata data dal Ministero della Salute, ovvero evitare luoghi affollati. Su questo non c'è dubbio, però
Io alterno un po' tecnologia, un po' i gaming ai cubi di Rubik, quindi mi ci alleno di tanto in tanto. E devo dire che tenendomi in allenamento sono riuscito a migliorare leggermente i miei tempi. Beh, che dire, la quarantena un po' si fa sentire, siamo solo, mi pare, al quinto giorno, non mi ricordo nemmeno, ma vabbè, dove lavoro, beh, devo per forza fare così. Allora, sì, amici di Medico Snake, allora, non ci sta solo la tecnologia, YouTube, gaming, joystick, cubi di Rubik, ma ci sta anche un'altra cosa che mi fa avere piacere di sedermi su quel divano lì alle mie spalle, ve lo faccio vedere, eccolo là, ma ragazzi cari, ho anche lei che mi fa compagnia. Guardate un po', e voilà, e sì, là. Macchinetta del caffè, ovvero la macchina espresso, perché ragazzi, stare lì su di quel divano e consumare una bella tazzina di caffè, beh, è sempre un piacere. Allora sì, amici di Medico Snake, avete visto bene, il caffettino è un po' lungo e per un napoletano questo caffè troppo lungo non è mai buono, anche se a me piace ristretto se lo prendo soprattutto ai bar. Però devo dire che queste capsule di caffè, anche se con un caffè lungo, devo dire che sono veramente buone. Le acquistate tipo un paio di settimane fa, devo dire che anche se lungo non perde quel sapore. È da dire che io ogni nuovo caffè che provo, soprattutto dalle capsule, prima ne bevo un sorsetto amaro per gustarmi tutta l'aroma e poi dopo metto goccino di zucchero, cucchiaino e mezzo, anche se a me piace molto dolce. Allora ragazzi, io adesso mi consumo questo caffè qua con voi. E consumando questo caffè, beh, vi ho raccontato un po' la mia giornata di quarantena, oltre a quella lavorativa, che sicuramente avrete visto qui sul canale, e sarà una giornata lavorativa di molto tempo fa, però forse ne porterò un'altra, chi lo sa, boh, non lo so. Allora, questa era la mia piccola giornata da quarantena, beh, dopo tutto quello che ho fatto, cenare, prendere il caffè, consumare un po' di Netflix, YouTube, un po' di gaming, beh, mi rego in quella porta lì dietro alle mie spalle, vado a farmi la doccia, metto il pigiama e dritti dritti a letto per riposare fino a giorno dopo. Allora, che dirvi, questa, vi ripeto, era la mia piccola giornata da quarantena. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, come passate la vostra giornata da quarantenati, da quarantena, non so, chiamate, passatemi i termini.
Se questo vlog vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollicione qua in basso. Intanto faccio un altro sorsino di caffè, perché se non va assaporato a caldo questo caffè, beh, perde un po' il sapore. Allora, stavo dicendo, fatemi sapere la vostra, lasciate il pollicione che aiuta il canale. E l'altra cosa, beh, ve lo ricordano le animazioni qua in basso, ve lo ricordano, che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Ah, mamma mia, è da dire che non ne prendevo uno da stamattina. Infatti sto girando un vlog, anzi questo vlog, che prendo il primo caffè da stamattina. Ragazzi, da quando ho iniziato a lavorare non ne ho preso manco uno. Beh, ci voleva, dai, ci voleva. Stavo dicendo, sì, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete questi video perché sono importanti. E ragazzi, sono anche su Instagram, quindi se volete farvi una chiacchierata con me, su Instagram @mythicalsnake, ma ve lo ricorda anche l'animazione, e trovate il link anche in basso in descrizione. Sempre in descrizione, ritornando al discorso iniziale, trovate anche il link per attivare la vostra carta Yap. Vi raccomando, perché più amici si portano, più si ha la possibilità di guadagnare. Negli app adesso ha in corso una promozione che permette di guadagnare buoni Amazon, quindi attivatela subito. E noi, beh, dopo questo vlog ci vediamo sicuramente domenica prossima qui sul mio canale con un nuovo video. Ciao! Anzi, dai, consumo prima sto caffettino. Dai ragazzi, caffettino consumato, tazzina vuota. E ciao, ci vediamo domenica prossima.